30 settembre 1996. Nei territori prealpini orientali del Friuli Venezia Giulia viene istituito il Parco Naturale delle Prealpi Giulie. Gli ambienti magnifici e selvaggi racchiusi tra la Val Resia, la Valle della Venzonassa, le propaggini più orientali della Val Racolana e i confini con la Slovenia diventano così uno dei santuari naturali più importanti della regione. Ogni angolo del parco è un mondo da scoprire. I bassi fondovalle solcati da torrenti e cascate, le forme di straordinaria bellezza create dal carsismo e dai fenomeni erosivi, la varietà delle aree boschive e le preziose fioriture, la fauna ricca di specie in parte reintrodotte nel tempo, le tracce di storia e le attività dell'uomo. L'evoluzione che da milioni di anni trasforma il sistema alpino è ben rappresentata nei suoi vari aspetti nell'area del parco. In uno spazio relativamente piccolo coesistono evidenze morfologiche, fluviali e di origine glaciale. Nei settori più elevati delle valli sono facilmente riconoscibili gli antichi archi glaciali perfettamente conservati, mentre a nord della cima del Monte Canin resiste stoicamente un piccolo residuo di ghiacciaio. Nelle valli sono numerose le forre e i salti dei corsi d'acqua che alimentano, assieme agli abissi carsici di alta quota, spettacolari rapide e fragorose cascate. Fra queste particolarmente imponenti sono i fontanoni Barman e Goriuda. Nel Parco delle Prealpi Giulie, la morfologia di tipo carsico trova il massimo sviluppo nell'altopiano del Foran dal Mus, ai piedi del Monte Canin, custode silenzioso e imponente di un ambiente unico, modellato dall'erosione e ricco di fenomeni superficiali e ipogei. Il maestoso altipiano carsico è il risultato dell'intensa azione dei ghiacciai che fino ad alcune migliaia di anni fa ricoprivano tutto il massiccio. Le acque meteoriche e il ruscellamento hanno dato vita alle cosiddette microforme carsiche, vere e proprie sculture di pietra. Sui tavolati carsici del Canin affiorano anche strani rilievi a forma di cuore. Sono i fossili di Megalodon, grandi molluschi dalla conchiglia a due valve, vissuti qui 200 milioni di anni fa. Percorrendo le vallate del parco si incontra uno straordinario insieme di varietà floristiche che è il risultato dell'azione congiunta di due fondamentali fattori ecologici: il particolare regime climatico e il substrato geologico. Le
Le piogge annuali, particolarmente abbondanti in tutta l'area del parco, e le temperature relativamente miti concorrono a determinare un regime climatico di tipo oceanico, che favorisce, assieme alla particolare natura dei terreni, lo sviluppo di una vegetazione ricca e diversificata, un patrimonio floristico costituito da oltre 1200 specie e sottospecie, con più di 60 endemismi, fra i quali la campanula di Zeus, la genziana di Fröhlich, il geranio argenteo e il papavero delle Alpi Giulie. Un bene prezioso che oggi possiamo ammirare visitando i due percorsi botanici del Bila Patch e del Monte Plauris. Da segnalare, nell'ambito delle attività svolte dal Parco delle Prealpi Giulie a tutela della flora, la reintroduzione in questi ultimi anni dell'Eryngium alpinum, la famosa regina delle Alpi. Da quando è stato istituito, il Parco Naturale delle Prealpi Giulie promuove una costante attività di monitoraggio della fauna e si sono attivate importanti collaborazioni con le università e il Museo Friulano di Storia Naturale a scopo di ricerca e formazione degli studenti. Nell'area del parco sono presenti tutti gli ungulati alpini, oltre ad altri importanti mammiferi, diverse specie di mustelidi, roditori ed insettivori. Sono state inoltre favorite le reintroduzioni del camoscio, dello stambecco e della marmotta. L'orso bruno e la lince sono stati ripetutamente segnalati in Val di Uccea, Val di Musi e Val Venzonassa. Ben rappresentati sono anche uccelli, anfibi, rettili e insetti, che trovano nell'estrema variabilità del paesaggio le condizioni ideali di vita. Nel Parco Naturale delle Prealpi Giulie è particolarmente evidente il passaggio tra una stagione e l'altra. Le caratteristiche delle valli e il notevole sviluppo verticale del territorio consentono di apprezzare gradazioni di colore di grande impatto visivo, in particolare in primavera e in autunno. La Val Resia e la Valle della Venzonassa sono inoltre luoghi ideali da frequentare anche nella stagione invernale, alle quote basse e medie, mentre le cime delle montagne, spesso prossime o superiori ai 2000 metri di quota, sono mete tipicamente estive. Anche l'uomo ha contribuito nel tempo a disegnare il paesaggio di queste valli, edificando una miriade di stavoli sui lati esposti a meridione, dove ogni spazio possibile veniva sfruttato per realizzare piccoli insediamenti abitativi temporanei o permanenti. Ormai consumate dal tempo e dagli elementi, nel territorio del Parco delle Prealpi Giulie sono conservate ancora oggi tracce e vestigia di fortificazioni, mulattiere e caverne, costruite durante la Grande Guerra. Tra le peculiarità del parco va ricordata la forte identità culturale della Val Resia, dove ancora oggi si parla la lingua locale, il resiano, e dove si conservano molte delle antiche tradizioni. Mestiere tipico della valle era l'arrotino, un artigiano itinerante che emigrava e svolgeva il suo prezioso lavoro spingendosi fino ai paesi dell'Europa centrale. Thank you.
Una fitta rete di sentieri ben mantenuti permette di immergersi in tutti gli spettacolari ambienti del parco e vivere l'emozione profonda del contatto con una natura incontaminata e viva in ogni suo aspetto. I percorsi sono di vario genere e grado di difficoltà e permettono di visitare in sicurezza tutti gli angoli del territorio, dal fondovalle più basso alle cime più elevate, dalle acque trasparenti dei torrenti alle antiche miniere o alle grotte. Agriturismi, foresterie, ricoveri montani, rifugi e bivacchi garantiscono soste e pernottamenti che consentono di apprezzare, ognuno secondo i propri ritmi, la naturalità dei luoghi e sottofondi sonori che ne svelano l'anima. Lungo i sentieri natura appositamente attrezzati, l'escursionista troverà tabelle con utili informazioni sulle caratteristiche dell'ambiente che sta attraversando. Chi vuole conoscere ancora meglio il parco e la sua ricchezza paesaggistica può partecipare alle escursioni guidate che annualmente vengono organizzate sia nella buona stagione sia in inverno. Oppure chiedere di essere accompagnato da una guida naturalistica o alpina.